Amici sportivi di Pistoia Live, un saluto da Stefano Carlesi e Antonello Caruso in regia. Siamo qui per raccontarvi Pistoiese contro Virtus Pavullese. C'è un unico risultato oggi per gli arancioni, questo è la vittoria, perché davvero non ci si può permettere altri passi falsi per continuare a credere, come ha ribadito anche la società in settimana, a credere per la conquista del titolo. C'è dal primo minuto sia Buglio al rientro dall'infortunio che Toledo ha annunciato proprio ieri alla stampa. Vediamo appunto cosa ci regaleranno i due, uno al rientro, uno all'esordio con la maglia arancione. Parte fuori Carnevale, probabilmente entrerà nel corso della partita, ed ecco che possiamo andare adesso a guardarci tutte le azioni più importanti di questo match. Pistoiese reduce da alcune modifiche all'interno della propria squadra, infatti c'è capitano Anzalone che appunto in realtà non c'è più, se n'è andato, è tornato a Genova per probabilmente riavvicinarsi alla sua ex squadra, la Carrarese. In compenso però c'è tanta curiosità di vedere all'opera il nuovo acquisto Robson Machado Toledo, schierato fin dal primo minuto da mister Gabbanini. Pistoiese che schiera Sestito, Lazzarini, Belli, Gambadori, Maina, Collacchioni, Gucci, Cecchi, Mussi, Buglio e Toledo. Replica la Pavullese con Gobbi, Ricchi, Pasquesi, Vernia, Farina, Facchini, Boilini, Serrotti, Bedogni, Varona e Amari. Fa vedere Gambadori, controlla palla Gambadori, in mezzo a tre, poi trova Toledo. Toledo che lancia sulla fascia per Belli, il cross, c'è Mussi! Mamma mia, Mussi vicinissimo al gol. Però recupera palla la Pavullese. L'entrata adesso di Cecchi, pulita sul pallone. Arriva il tiro adesso e c'è la rete. La rete con un tiro da fuori a fil di palo. Arriva il gol della Pavullese. Rimessa con le mani per la Pistoiese. Ancora Gambadori se ne ha in carica, cerca Gucci. Poi Lazzarini che va a metterla dentro per Mussi, a fil di palo Mussi. Pistoiese che torna a farsi pericolosa in avanti, forse viene messo giù, non secondo il direttore di gara, scivola Collacchioni, può andare verso la porta la Pavullese, ecco lo scambio al limite dell'area, il tiro, ma stavolta Sestito si supera, la leva dall'angolino, ancora Belli. Cerca Toledo, Toledo che trova Cecchi, di cosa a cercare Gucci, Gucci c'è, ci arriva Gucci! Niccolo Gucci! L'1-1 della Pistoiese, grande la giocata, Toledo trova Cecchi, Cecchi il cross a cercare proprio Gucci, Gucci la mette dentro e la Pistoiese torna in partita 1-1. Collacchioni pressato, il rilancio di Collacchioni a cercare Gucci, nessuno ci va, attenzione, incredibile la rete, ogni tanto la fortuna sorride anche alla Pistoiese, male qui il non si intendono i giocatori della Pavullese, il retropassaggio sull'uscita del portiere ed è gol 2-1 per la Pistoiese. Apre sulla faccia destra dove c'è Lazzarini, Lazzarini prova adesso il taglio dentro per Cecchi, riesce a capire tutto il giocatore della Pavullese che lancia subito la ripartenza della sua squadra, ancora scambi per vie centrali, c'è Mussi che riesce a riprendere il pallone, Barbero ottimamente per adesso il tocco del, c'è Gucci, 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 ottima la palla di Barbero e c'è Gucci che può soltanto metterla dentro, 3-1 per la Pistoiese quando siamo a 38 minuti di gioco, incredibile il primo tempo qui al Melani. Prova il tocco per Cecchi che prova a lanciare Mussi ma non riesce perché c'è la chiusura della difesa della Pavullese, Pavullese che è di nuovo in avanti, adesso il tocco su Serrotti, Serrotti che prova a metterla dentro e c'è palla fuori di un soffio, Gambadori batte veloce, chiusura di testa di Farina,
riparte la Pavullese, c'è la chiusura di Collacchioni, c'è chi in possesso di palla, prova a portare avanti la manovra, trova Carnevale, Carnevale che se la fa passare, prova il tiro Carnevale, la respinta del portiere, ancora Carnevale a dare fastidio sulla difesa, la riconquista Carnevale, prova a metterla dentro, la palla però è uscita e quindi rimessa dal fondo, grande giocata anche qui di Carnevale. Palla però ancora a disposizione della Pistoiese, non c'è più tempo però, finisce qui la partita 3-1 per la Pistoiese, doppietta di Gucci ed un autogol abbastanza particolare della squadra avversaria e quindi 3-1 il risultato finale in favore degli arancioni. Era iniziata male per gli arancioni questa partita sotto di un gol quando in realtà avevano già avuto varie occasioni per portarsi in vantaggio, poi però per fortuna le cose sono andate per il meglio, un ottimo Gucci, probabilmente la sua miglior prestazione, segna ben due reti, poi un gol anche autogol della difesa avversaria ed è così che viene a realizzarsi questo 3-1 per la Pistoiese, un risultato importante che permette adesso agli arancioni di recuperare punti preziosi sulla SPAL, sul Mezzolara e quindi bene questo risultato per gli arancioni, si è sentito anche un buon tifo sugli spalti, non molti oggi magari al Melani, ma sicuramente hanno sostenuto la squadra nonostante un po' di fischi iniziali per la prestazione che non convinceva e la squadra sotto addirittura di un gol. Poi invece con i gol sono arrivati anche gli applausi per questa squadra che oggi se li è davvero meritati. Buona la prima per Toledo, ottima la sua prestazione, ha fatto vedere davvero qualcosa di buono, bene anche molti altri, un po' male invece la prestazione di Buglio, non si sa se ha risentito subito di un colpo preso dopo pochi minuti, il suo rientro appunto non è stato positivo, ha chiesto scusa addirittura a Buglio una volta sostituito a tutto lo stadio che ha risposto con una pioggia di applausi per un giocatore che sicuramente non ci ha abituato a questo tipo di prestazione. Andiamo adesso a sentirci tutte le interviste direttamente dalla sala stampa del Melani, dove per noi c'è Gianluca Barni. Allora, siamo con Bagatti, l'allenatore della Pavullese, non troppo soddisfatto perché la sua squadra ha giocato una buona partita, però è uscita con una sconfitta per 3-1. Sì, purtroppo al calcio si vince con gli episodi, abbiamo fatto dei regali, un regalo incredibile, ci siamo fatti un autogol e lì la squadra sicuramente, una squadra tutta di giovani, si è demoralizzata e così ha preso anche il terzo gol di conseguenza, poi dopo per fortuna siamo dentro gli spogliatoi, sono tranquillizzati e al secondo tempo hanno giocato la partita, praticamente è stata una partita a senso unico, noi abbiamo sempre avuto il possesso del pallone, però poi fare gol a una squadra esperta come la Pistoiese che si difendeva in 10 uomini diventa veramente difficile. Una partenza handicap perché dopo 4 minuti subito un infortunio. Sì, già abbiamo perso un giocatore importante, ce ne mancavano altri due sempre titolari, noi la nostra rosa non è come una squadra importante come la Pistoiese, mancare due o tre giocatori li risentiamo. Peccato perché la squadra ha tenuto il campo con buona personalità, giocando un buon calcio, però purtroppo abbiamo fatto tre errori da imperdonabili e sono costati tre gol. E adesso il futuro prossimo, che cosa dice? Il futuro prossimo, noi abbiamo una squadra, come avete visto tutti, composta di giocatori di 19, 18, 20 anni e che stanno facendo un buon calcio. All'unanimità riceviamo complimenti, purtroppo gli episodi ci stanno penalizzando, regaliamo dei gol e in Serie D non te lo puoi permettere. Allora, la Pavullese va in vantaggio, l'autore del gol è Varone, poi la Pistoiese insomma, ha trovato il modo di pareggiare, di vincere questa partita, si ha l'impressione però che voi insomma, ne usciate insoddisfatti? Sì, usciamo insoddisfatti perché oltre che abbiamo fatto gol noi ne abbiamo fatti anche tre per loro, cioè per voi, perché prendere tre gol così a me non mi è mai capitato, penso neanche al mister e agli altri.
usciamo così perché contro tutte le squadre che sono lì davanti giochiamo sempre bene, cioè oggi non abbiamo fatto la nostra migliore partita, però comunque abbiamo messo sotto la Pistoiese, che comunque deve andare su, una squadra che deve appunto a vincere. Purtroppo loro hanno iniziato a giocare quando gli abbiamo regalato noi i tre gol. Ma come te lo spieghi questo fatto dei regali? Il mister ha detto che eravate un pochino contratti. Non lo so, mentalmente forse alcuni, non lo so. Per me, io mi carico di giocare in campi così, così belli così. Forse per alcuni sentono molto la pressione. Sentono molto quella pressione e forse entrano un po' timorosi in mezzo al campo e non sono convinti. In bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. La Pistoiese vince 3-1 con la Pavullese, però insomma non c'è molto entusiasmo in questa dopopartita. Come mai, presidente? Ma no, anzi, per me era fondamentale vincere la partita. Ora magari c'è stata all'ultimo momento la sorpresa che sembrava in parità la partita Piacenza-Spalla, invece poi alla fine ci hanno detto che la Piacenza ha vinto 3-1, quindi semmai è solo quello, insomma. D'altra parte, quando si deve recuperare, in primo luogo bisogna vincere noi, in secondo luogo bisogna anche sperare in qualche difficoltà delle squadre avversarie, se no ovviamente i punti non si recuperano. Rispetto allo stesso periodo però dello scorso anno, insomma, una Pistoiese sta notevolmente meglio e che può sperare dalla campagna di rafforzamento, insomma, di poter disputare un finale di campionato alla grande. Ma io confido ancora molto nella possibilità di poter recuperare. Certamente se il Piacenza continua a viaggiare con una marcia così diventa ovviamente matematicamente impossibile, però insomma credo che ancora ci siano i margini per poter recuperare. La squadra tutto sommato aveva l'obiettivo di vincere la partita e così è stato fatto. Domenica abbiamo l'altro obiettivo di rivincere la partita e poi staremo a vedere se magari la prossima domenica siamo più fortunati. Tutto sommato, come ho detto prima, che la Lucchese abbia vinto può essere anche un fatto positivo, sarà animata da fieri propositi dello scontro che ha domenica prossima con il Piacenza. Un po' di sfortune, due infortuni, Buglio, Paolicchi, preoccupano? Ma Buglio non so, non credo sia un infortunio, mi è sembrato forse di capire sia una forma influenzale o un virus, qualcosa insomma al di là del... Paolicchi purtroppo invece è entrato, non so ancora l'entità dell'infortunio, speriamo che non sia grave, purtroppo è così. Abbiamo visto, c'è un episodio da chiarire in tribuna, il presidente che ha avuto da ridire un po' con un tifoso, mi sembra di aver capito. Vabbè, insomma direi di poter trascurare la circostanza. Niente, qualche polemica di troppo da parte dei tifosi? Niente di particolare, insomma, direi che si possa ovviare l'inconveniente, insomma, una cosa marginale, molto marginale. Allora, 3-1 alla Pavullese, nuova vittoria della Pistoiese che rimane in scia al Piacenza, anzi guadagna qualche posizione, però il clima non è poi così di gran festa, come mai? Ci siamo abituati male. Penso che l'allenatore saggio deve stare zitto in questo momento, quindi sto zitto, dico solamente che, come ho detto anche prima, insomma, l'anno scorso hanno girato con due squadre in più a 17 punti, quindi ogni tanto lo vorrei ricordare a qualcuno. Momenti anche di difficoltà generale, dico, a livello calcistico italiano, dove non è che facciamo situazioni folli o spese folli, situazioni, cioè abbiamo la società che abbia cercato di fare un progetto migliore con basi un pochino più solide. Sono arrivati tre giocatori nuovi, sono inseriti adesso, c'è stato un campo ghiacciato il mercoledì, c'è stato chi è rientrato e purtroppo si vede ancora non era nella condizione giusta, tante situazioni, noi tutti vogliamo fare meglio della partita di oggi, però ripeto, abbiamo fatto tante gare dove abbiamo fatto bene e quando abbiamo fatto male abbiamo vinto 3-1, quindi nel senso, se con questa media qua è buona, insomma, credo alla Bagnolese, cioè, ci sono sempre delle situazioni, cioè, la Bagnolese aveva un portiere che era in grossissima difficoltà. È quello che ha commesso sempre molti errori, infatti se non sbaglio oggi la Bagnolese cosa ha fatto? Ha vinto, no? Quindi nel senso, cambiando il portiere, le loro difficoltà erano queste, in campo ghiacciato e ci sta. Purtroppo mi sembra che Mezzolara Forcoli, mi sembra che alla sesta giornata Piacenza fischi 0-0, prima 8 punti, cioè nel senso non devo dire più niente, io
cerco di fare meglio, io devo fare meglio, la mia squadra deve fare meglio, però ricordiamoci anche che questa squadra insomma c'è qualcosina, sta facendo qualcosa di meglio dell'anno scorso. Un po' di sfortuna tra l'altro, perché Buglio e Paolicchi insomma qualche cosina hanno. Sì, no, sicuramente dobbiamo cercare, io credo che poi ci sia stato delle concomitanze anche di situazioni che dobbiamo valutare, forse anche meglio da quel punto di vista, che non è che per quanto riguarda Angelo io credo che sia stato un po' il tutto. Io, per me Angelo è un giocatore eccezionale, importantissimo, quindi sono convinto che dalla prossima gara farà benissimo e starà al massimo insomma. Adesso c'è la trasferta di Castenaso, dopodiché la pausa, insomma mi sembra di poter dire che la Pistoiese è tuttora in corsa, per cui voglio dire l'obiettivo è quello, è concorrere fino alla fine del campionato. Certo, Piacenza sta andando molto forte e queste sono situazioni importanti che bisogna assolutamente valutare. È l'unico che non sta frenandosi. Ma resisterà, voglio dire, a questo ritmo. Ma una squadra molto vecchia e molto esperta, quindi tutto è possibile a mio modo di vedere. C'è una squadra che quest'anno è un campionato difficile, dove tutte le partite sono difficili. C'è la Pavolesi che aveva battuto Piacenza e tutto Cuoio. E avete visto, è una squadra che dal punto di vista del ritmo e dal punto di vista del gioco è molto brava. Forse la squadra migliore che c'è dal punto di vista del gioco. Sono giovani, rischiano tanto e perdono contro se quando giochi magari anche peggio di loro, quasi tutti giocano peggio di loro, l'ho vista perdere 3-0 a Forcoli in una partita tipo questa, e quindi niente, quest'anno tutte le partite che fai devi starci attento, perché se parti pensando di vincere, se poi vai sotto di 1-0 così e poi insomma dopo qui è dura. Due parole su Toledo. Toledo è un grande giocatore secondo me, e lo dimostrerà piano piano, e la fermo da 4 mesi, e quindi ha dimostrato oggi di essere intelligente, di essere pratico. Credo che questo giocatore, arrivati fra un mese e mezzo, potrebbe veramente essere uno dei più forti del campionato. Allora l'augurio che si può fare Gabbanini, diciamo così sotto l'albero, è di trovare tantissimo entusiasmo, ma non suo, di tutti gli altri. No, io devo avere il mio, quello della mia squadra, chi vuol seguire segue, chi non vuol seguire insomma io rispetto tutti. Mussi, tanto ci si attende da lui, una partita diciamo di grande impegno, di grande corsa, di grande lotta, qualche conclusione, insomma mi sembra di poter dire ci sta bene in questa Pistoiese che ha battuto la Pavullese. Ah, ci sta bene, io di solito sono un grande giocatore di corsa, oggi mi sono dedicato un pochino più alla squadra, siamo andati a segno 3 volte, 2 con Gucci e 1 autogol, io non ho fatto gol, sinceramente mi dispiace, però se i gol non vengono, una squadra vince, un giocatore, un attaccante è contento lo stesso. È logico che cercherò di segnare, cercherò di essere ancora più determinante per la squadra, però visto che lo dici anche tu, sono contento anch'io di essermi integrato bene nella squadra e di essere mai parte del gruppo. Non deve diventare, credo, una malattia il fatto di voler aspettare, come è stato fatto con Lazzaro, che anche Mussi segni in tutte le giornate, perché se no effettivamente, voglio dire, diventa qualcosa di malato. No, malattia non me ne faccio venire, perché alla fine vengo da 12 partite, 10 gol nell'altra squadra, ora ne ho fatti appena 2, quindi di partite qua con la Pistoiese, quindi di tempo ce n'è, è logico che una media bisogna farla dopo 7-8 partite e lì allora bisognerà tirare somme, ma all'inizio la partita di domenica era quasi il campo impraticabile, oggi abbiamo giocato il primo tempo, abbiamo avuto qualche occasione, poi il secondo tempo siamo rimasti anche in 10, poi loro hanno iniziato a fare un gioco confusionario che ci ha impedito anche di cercare di ripartire, perché correvano, cioè non è stata una partita facile, quindi è una vittoria importante che, ripeto, se non è avvenuta con i miei gol, spero sia la prossima volta tocchi a me. Senti anche tu questo alone di scarso entusiasmo che c'è attorno alla squadra, nonostante sia, voglio dire, in un'ottima posizione di classifica e possa lottare fino alla fine, questo Piacenza sta un po' gelando tutti a Pistoia? Guarda, io sinceramente non vedo questo alone di insoddisfazione, ho incrociato il presidente, era sorridente, ho incrociato uscendo i tifosi nostri che non erano più sotto la curva ma erano di fianco a rettilineo, mi sembravano molto contenti. Forse sicuramente la Pistoiese è una squadra che sulla carta si pensa che dovrebbe vincere tutte le partite. Noi ci proviamo, ma il campionato è questo, non è facile, abbiamo visto che si può perdere e vincere con tutti, quindi credo che... Io sono entusiasta, sono contento pur non avendo fatto gol e sono anche fiducioso, perché sì, il Piacenza ora c'ha 8 punti, ma
campionato è lungo, dopo la sosta certe squadre possono accusare, non si sa neanche che preparazione abbiano fatto, se la squadra è stata fatta per partire forte. Io penso che c'è un detto, che i cavalli si vedono all'arrivo, e quindi io faccio sempre la somma, tiro sempre le somme all'ultima giornata. Allora, buono sprinter. Grazie. Lorenzo Colacchioni, altra grande partita, non c'era Anzalone, ma insomma ha giocato anche per lui. Insomma, bellissima partita. Diciamo così, la Pistese vince 3-1, ma non ti sembra che ci sia un alone un po' strano, nel senso, tutti a guardare questo Piacenza che è lassù in alto, ma la Pistese sta andando bene. Noi dobbiamo guardare a noi stessi senza guardare, se altri lo guardano non ci possiamo fare niente, noi perlomeno all'interno dobbiamo guardare a noi stessi, fare più vittorie possibili, certe volte posso arrivare con miglior gioco, altre volte meno, ci sono anche gli altri che ci possono mettere in difficoltà, certe volte un po' più in difficoltà di quanto ci aspettiamo, però basandoci su oggi abbiamo portato a casa 3 punti e partiamo da quello. Tra l'altro adesso la trasferta di Castenaso non sembra impossibile, la Pistese potrebbe finire prima di Natale con un'altra vittoria. Sicuramente, ma noi secondo me siamo una squadra che possiamo, l'abbiamo visto durante tutto il girone d'andata, vincere con chiunque. Sicuramente poi, ho detto, la domenica dei punti interrogativi riguardo agli avversari, riguardo agli episodi e tutto il resto. Noi dobbiamo continuare a lavorare, ci sono degli innesti nuovi, continuare a unirci e a trovare l'amalgama giusta e poi speriamo di levarci le soddisfazioni. E come si suol dire, 100 di questi Colacchioni? No, io mi sento bene, mi reputo ancora giovane, quindi ognuno dia il suo contributo al massimo e poi vediamo dove andiamo a finire. Allora, doppietta di Gucci, 9 gol, insomma, si festeggia un bel Natale. Sì, si festeggia perché abbiamo vinto. C'è chi forse dice che, cioè, è vero, non è stata la nostra miglior prestazione, però è anche vero che quando abbiamo fatto prestazione magari non sono arrivati 3 punti, invece oggi sono arrivati, quindi c'è da essere contenti per quello. In effetti c'è un clima un po' strano, la Pistese continua a vincere, sale anche in classifica, guadagna qualche posizione, tutti però guardano il Piacenza. Sì, non bisogna guardarlo, bisogna guardare a noi e continuare di sicuro a migliorare sotto il punto di vista del gioco, però guardiamo a noi, cioè da quando si prende 3 punti avere entusiasmo perché abbiamo vinto e quando magari come mercoledì i 3 punti non arrivano perché ci va male, perché non siamo stati abbastanza incisivi davanti, così di metterci sotto e fare meglio. Cambiano compagni d'attacco, va via Lazzaro, arriva Mussi e Gucci continua a segnare. Sì, vabbè, cioè, loro fanno un lavoro diverso, io sono un attimo spostato più sull'esterno, ma metto a disposizione della squadra, del mister, insomma. Di la verità, adesso però stai sognando la doppia cifra, ormai ci sei, stai sognando anche, insomma, una bella cifra. C'è domenica prima della sosta, c'è sabato, insomma, c'è da vincere prima di tutto, quindi stiamo a vedere. Niente, non lo facciamo cadere in tentazione, Gucci non ci dice quanti gol vorrà segnare, noi insomma gli auguriamo 100 prestazioni esaltanti, poi vedremo. Perfetto, bene così.